La mia musica che cresce mi sorprende, mi stupisce. Ti viene sempre chiesto qual è il tuo sogno più grande, come ti vedi realizzata. E io a un certo punto mi sono creata il focus, anche perché ho capito che è importante crearsi un focus per poter andare dritti, no? Verso una direzione. Una delle immagini, l'immagine più che mi rende più felice e gioiosa, mi potrebbe rendere più soddisfatta, è quella di girare il mondo nei festival, nei teatri più belli del mondo, con un'orchestra sinfonica, con musica scritta, pensata e arrangiata da me. Diciamo che aiuta moltissimo percepire la pulsazione che dobbiamo un po' imparare e immagazzinare. Pizza, pizza, pizza. Pangea, insomma, fa un viaggio attraverso il mondo, attraverso i popoli che hanno abitato il mare e come questi popoli abbiano potuto interagire, quindi influenzarsi l'un l'altro. E il mio lavoro di scrittura è proprio basato sulla ricerca dei punti in comune, punti di contatto con queste terre, con queste culture che hanno un'unicità da conservare. Al Maya l'ascoltavo in macchina con mia madre, mio fratello, c'è un ricordo proprio nostalgico fortissimo. Un brano ripete sempre una melodia. Di questo progetto è la ricchezza espressiva che può avere, no? Può essere appunto nostalgico, sofferente, ma anche molto, molto radioso, molto corposo a livello ritmico, ricco anche di molta percussività. Il ritmo è un elemento molto importante, e così come è importante la coralità. Ho coinvolto delle amiche cantanti bravissime che sono umilmente messe a disposizione per questo progetto. Anche le voci hanno un ruolo molto importante. Ho scritto questo, ho più che altro tirato giù dei cori tradizionali bulgari e ho scoperto che anche per me è stato utile Pangea, perché mi ha fatto scoprire, mi ha fatto ricercare delle cose che non avevo mai ascoltato. Ergendera cervendera e tacca pataca, lacrimile capaceto e tacca pataca. Ergendera cervendera e tacca pataca, lacrimile capaceto e tacca pataca.
taka pataka na krivile capace tu e taka pataka na 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 e taka pataka. Un altro brano dove ci ha messo il cuore nella scrittura è stato Libro d'amore, un brano scritto da Re di Asa e Maria Mazzotta in un loro ultimo disco. E ci ho arrangiato, ci ho scritto l'ira di Dio sopra anche inventandomi ulteriori temi, ulteriori sviluppi tematici perché per enfatizzare la rabbia di questa donna e del suo amore rabbioso. Brano che oltretutto sarà nel mio prossimo disco, quasi sicuramente, è un brano che ho scritto un po' di tempo fa e poi ho deciso di arrangiare per orchestra per questo progetto perché credo che abbia un nesso importante con quello che è il viaggio di Pangea. Vestita da sera quella notte di giugno, l'aria fresca muoveva i suoi dolci capelli nel buio. Non voleva partire, si sentiva costretta di me. Almeno così pensava. Voleva restare a danzare sul ghiaccio di un drink che le dava coraggio. Ma l'idea di quel nuovo mondo era bella davvero e sembrava un miraggio. Milano la stava aspettando con i suoi bagliori, ecco di viaggi felici ed incontri sempre migliori. La sua libertà era chiusa in valigia, pronta a volare sul cielo di nuove città. E non voleva abitare una casa diversa da quella natale, ma la sua terra più amata era bella davvero e sembrava un I'm
Get it, 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 get it,